Buonasera, buonasera a tutti. Permettetemi prima di ringraziare Nicoletta. Grazie Nicoletta, benvenuta. E Grazie a voi per l'invito. poi anche grazie a Barbara Fiacchini che ha organizzato questo incontro. Quindi se siamo qua è merito suo, grazie Barbara. E poi niente, poi so che Barbara ha invitato anche le diverse sovranità, quindi mi piacerebbe anche, siccome mi auspico che questo video giri, non solo all'interno di noi, ma anche fuori, secondo me è anche importante iniziare diciamo, a tenere traccia, a documentare in qualche modo anche le attività che vengono fatte all'interno delle sovranità. Quindi vi chiedo se volete, insomma, di fare veramente una piccolissima presentazione, insomma, basta semplicemente il nome, la sovranità e il concilio per il quale state qua. Inizio io, se volete. Io sono Leo, sono terra siciliana, faccio parte della sovranità degli elementi e sono qua per il concilio della terra. L'argomento ovviamente sono gli allodi e gli usi civici. Quindi vi chiedo chi va di fare questa breve presentazione, giusto per vederci, insomma, e conoscerci anche meglio. Io sono Erandi e faccio parte della sovranità dell'equilibrio, Consiglio della Cura. Io sono Maria Franca e sono referente della sovranità del flusso. Sono di terra toscana. Buonasera, io sono Leonora e sono la referente della sovranità dell'interazione. Buonasera, troppo non mi vedete perché ho problemi con l'audio. Io sono la referente della sovranità degli elementi e sono qui per il Concilio della Terra. Buonasera, io sono Riccardo, sono in un percorso di autodeterminazione, non faccio ancora parte di nessun concilio, mi piacerebbe entrare nel concilio della cura. Sono qui perché stavo anche facendo per mio conto una ricerca appunto su tutte queste allodi, tutte queste cose qua. Sono in terra veneta e niente, basta. Grazie. Allora, vado io, sono, insomma, è stato un piacere, insomma, riunire un po' di gente intorno a Nicoletta, proprio perché abbiamo tanti tavoli tecnici. Io stessa sono nel tavolo del ritorno agli allodi e nell'azione Pacciamama, che sono nel Concilio della Terra. Ma stasera sono qui anche come referente del Concilio delle Infrastrutture. Perché è uno di quei concili che vorrei che si attivassero insieme ad altri intorno a questo tema, o meglio, magari a partire da questo tema, portare in quel gruppo lì magari delle risoluzioni a favore di azione, ecco. E grazie a voi. Per chi è entrato adesso, stiamo facendo un giro veloce di piccola e brevissima presentazione col nome e la sovranità e il concilio di appartenenza. Io sono Arianna e sono nel Consiglio della Cura e referente anche ADMI della Terra delle Dolomiti. Buonasera a tutti. Io sono Letizia e faccio parte del Consiglio della Cura, sovranità dell'equilibrio. Buonasera, io sono Angela, non faccio parte di niente. Sono curiosa, grazie, buonasera. Buonasera, io sono Francesca, referente pro tempore per la sovranità dell'ordine e per il Concilio della Giustizia, che si occupa della ricerca, della documentazione per le azioni, insieme alle altre sovranità e competenze. Scegliamo insieme qual è la documentazione migliore in legge naturale da utilizzare per le varie azioni. Grazie. Buonasera, io sono Alessio e come Angela non faccio parte di nessun concilio, ma sono molto interessato all'argomento.
Come no, Alessio? Certo che fai parte del consiglio. Sei appena entrato nella sovranità dell'interazione e fai parte del consiglio della redazione della TV e della radio. Come no? Ecco, è un consiglio quello. Cazzo, non riesco a Quello è capirlo un queste consiglio, cose. certo che è un consiglio. Tutti i tavoli di lavoro sono consigli. Ok, allora rifaccio. Faccio parte del consiglio dell'interazione. Scusate. Allora, io mi sono Barbara, faccio parte praticamente di quasi tutte le sovranità, però sono la referente della sovranità dell'essere e diciamo più attiva nel consiglio dell'ordine. Grazie. Buonasera, io sono Anita, non faccio parte di nessun consiglio, però sono interessata da sempre a questo tema. Grazie. Mi sentite? Io Sì. sono Carla, non faccio parte di nessun consiglio, mi piacerebbe molto, non so dove potermi inserire e sono qui perché mi interessa l'argomento. Buonasera a tutti. Ciao a tutti, mi chiamo Joy o Joel e non faccio parte di nessun consiglio, però sono in ascolto. Grazie. Ciao a tutti, buona serata, sono Rosanna, non faccio parte di nessun consiglio, sono qui in Sicilia, che ho una casa e sono qui per partecipare a questo incontro con la Barbara. Grazie, buona serata a tutti, buon proseguimento. Sebastiano, terra siciliana, non faccio parte del suo consiglio, ma sono conciliante. Ma sei conciliante? Conciliante, sì. Beh, pure io sono conciliante, mi sono infilata subito nell'equilibrio, poi nell'ordine, nell'essere andrei dappertutto, ma per mancanza la giornata è corta, insomma. Ecco, grazie. Filomena. Sì, io dimenticavo il mio nome. Io sono Patrizia, mi ero iscritta nel Consiglio del Fare. Sono in terra veneta, provincia di Rovigo. Ciao a tutti. Buonasera a tutti, sono Stefano, lei è Roberta, sono nel Consiglio del Fare, nella sovranità del fare, nella sovranità del flusso. Stiamo provando a mettere in piedi un mondo nuovo, dai. Marta, faccio parte del consiglio delle tarre, della tarra, del mercatino, facciamo mercatini e quindi gli allodi credo che siano proprio quello che ci serve, l'allodio primordiale, primigenio della terra. Va bene, iniziamo. Allora, di nuovo buonasera a tutti. Sono molto contento che siamo tanti, ci sono diversi concili, diverse sovranità e evidentemente il tema è molto sentito. Questo è il terzo incontro con Nicoletta, i primi due spero che l'abbiate visti perché sono un po' propedeutici a quello che diremo e di cui parleremo stasera. L'intenzione, l'intento qui di questo incontro è in realtà duplice. Da una parte approfondire tutto quello che Nicoletta con grande generosità, insomma, ci sta donando, ci sta offrendo, anzi, e dall'altra anche quello che accennava Barbara Fiacchini, è siccome ci sono diversi tavoli che si stanno occupando degli allodi e degli usi civici. La cosa che secondo me è auspicabile è quella di riunire intorno a un unico tavolo per appunto andare a fondo alla questione. Quindi stasera è per diciamo, aggiungere quanti più tasselli possiamo sull'argomento. Quindi con l'aiuto di Nicoletta andremo in profondità, insomma, su quelli che sono gli usi civici e il ritorno all'allodio. E poi successivamente so che Nicoletta già aveva espresso il fatto che lei si sta occupando di tante altre cose, per cui non potrà essere presente in questo tavolo che spero creeremo unico. Però, insomma, io credo che Nicoletta sarà
è disponibile a, diciamo, come consulente esterno, per passatemi il termine, e quindi ci aiuterà lì dove magari abbiamo necessità di chiarire meglio su questioni che lei magari ha già affrontato. Quindi Nicoletta, ci sei? Ci sei? Sì, Perfetto. sto cercando di entrare con il computer ma non ci riesco, quindi mi Va bene, dispiace. ma ti vediamo Potrei. bene. Bene, allora, ok. Io volevo, se sei d'accordo, veramente, ma velocemente, io ho individuato, diciamo, tre punti fondamentali che sono poi l'argomento di questa sera, cioè tre tappe, chiamiamole così. Poi sicuramente con te andremo a approfondirle meglio stasera. E cioè, la prima è il periodo del feudalesimo, no? Nel quale gli usi civici erano praticamente la norma su rispetto alla terra. Quindi sono là che diciamo che c'è stato l'utilizzo massimo, no? Di questo diritto. Poi c'è Napoleone, quindi con l'entrata in vigore del codice napoleonico, anche quando poi è stato cacciato via dopo il congresso di Vienna, fatalmente il codice napoleonico è rimasto in piedi e quindi si passa dal regime feudale al regime della proprietà. Poi l'altra tappa, secondo me, importante è quella durante Mussolini, quando ci fu questa, secondo me, vergognosa campagna, finta campagna di donazione della terra al popolo, quando in realtà Mussolini non fece altro che togliere la terra al popolo, che già era sua, del popolo, quindi col diritto degli usi civici, e darla in proprietà alla persona fisica, cioè ai contadini, persona fisica, che ne richiedevano l'uso. Quindi la terra è stata spezzettata, o meglio, quella parte che ancora resisteva degli allodi, che poi successivamente sono stati chiamati dominio collettivo, sono stati spezzettati in parti piccole di mezzo ettaro, un ettaro, e date alle persone fisiche. Non a caso poi lo stesso Mussolini, che nel 1933 porta poi il Regno d'Italia all'interno della SEC, quindi tutto quello che sappiamo. Quindi io ho identificato un po' tutte queste tre tappe, secondo me, fondamentali. Oggi l'allodio non esiste, l'uso civico è relegato a questi domini collettivi gestiti da queste università agrarie, almeno al centro-sud, al nord, non mi ricordo come si chiamano questi enti. Sì, tipo partecipanze, sì, ricommittanze, tutte queste cose qua. Tutto quello che è rimasto è praticamente quasi nulla, e se ho capito bene, sono relegati a quelle terre nei quali ci sono il campo sportivo, l'ospedale, insomma, i giardini pubblici. Quindi sono stati praticamente quello che è rimasto degli ex usi civici, e gli allodi, insomma, è poca, è robetta, insomma, ecco. Quindi non so se ho riassunto Sì, bene. perfettamente. Sì, perfettamente. Diciamo che queste sono le tappe, diciamo, le pietre miliari, no? Da cui, insomma, fare un ragionamento. E io non so, se voi volete farmi delle domande oppure se io parlo e dopo, non lo so, come volete voi, ditemi cosa volete, ecco. L'obiettivo, l'intento, è quello di andare in profondità rispetto a tutto quello che ci siamo detti Ok. nei video precedenti. Quindi se tu Va vuoi bene. Allora, iniziare. io direi che interessante sarebbe anche far vedere quei due documenti antichi che ti ho girato, no? Sì, se mi dici Allora, il noi titolo. parliamo, sì, l'atto di donazione e il giuramento dei cittadini. Aspetta che condivido lo schermo. Intanto, se tu vuoi anticipare qualcosa, io. Allora, io diciamo che adesso mi sto. Perdonate, Nicoletta. Sì? Nicoletta, scusate, Leo, questi documenti sono nella chat degli allodi? No, li ha girati momentaneamente in privato e chiaramente li metterò a disposizione. Comunque, io sto condividendo lo schermo e dovreste vederlo. Lo vedete?
No, ma allora, questi documenti io li voglio, insomma, penso che vi possono interessare, nel senso che parliamo sempre di storia, di documenti passati, però poi alla fine è proprio andarli a vedere nel concreto è molto interessante, no? Allora, io mi sto occupando in questo periodo di una piccola ricerca storica per il mio paesino. E il mio paesino è stato un feudo sotto gli Orsini. E quindi io tra i vari documenti ho trovato questi documenti antichi, l'atto di donazione che gli Orsini nel 1493 fecero ai Santa Croce e poi l'atto di giuramento dei cittadini. Ora, bisogna capire una cosa, per arrivare anche a capire che cosa sono, ad esempio, che cos'è ad esempio il demanio pubblico, perché io fino adesso vi ho parlato di domini collettivi, però noi abbiamo anche le terre del demanio pubblico. Sia il demanio pubblico che i domini collettivi si sono formati nello stesso periodo, cioè con la legge di Napoleone nel 1804, con questo famoso codice napoleonico con cui lui aboliva la feudalità. Perché anche il demanio pubblico si è formato in quel momento? Perché durante il feudalesimo venivano concessi i feudi e veniva concesso il feudo con la formula del mero e misto impero. Praticamente al feudatario, al signore feudatario, veniva concesso il potere di amministrare la giustizia. Quindi il feudo era un vero e proprio Stato. Nel momento in cui c'è l'abolizione della feudalità nel 1804 con Napoleone, quindi tutto ciò che all'interno del feudo era riportato al signore quanto capo di quel feudo, diventa di proprietà dello Stato. E quindi ecco che si forma anche il demanio pubblico in questo momento. E in questo atto, che se Leo tu lo vuoi far vedere, ovviamente è scritto in latino, perché tutti gli atti venivano scritti in latino, perché il latino era la lingua, possiamo dire la lingua del commercio. Noi abbiamo adesso l'inglese, no, come lingua del commercio. Beh, allora c'era il latino non era soltanto, diciamo, come l'inglese, una lingua del commercio, ma era anche qualcosa di più, era anche una lingua sacra, quindi veniva usata il latino. E appunto, no, scusa Leo, l'altro atto, ma non è che adesso ve lo voglio leggere, io ve lo voglio solo far vedere così un po' velocemente. Perché questi documenti è interessante anche andarli a cercare. Io quando nell'ultima volta che mi sono affacciata sulla Zoom e ho parlato di queste cose, ho parlato anche con Alessio, che è pure qui presente, che lui mi chiedeva appunto che ricerca posso fare per poter diventare il custode di questa casa che io da tanti anni vivo qui e ho restaurato, no? Ristrutturato. Nicoletta, scusa, mi dici il nome del documento perché non ho capito. L'atto di donazione 1493. Ecco, io ad Alessio, per esempio, ho dato diciamo un anche tra gli Questa. altri il suggerimento sia vai, ecco, sì, questo. Il suggerimento di andare a studiare la storia del luogo e capire nel tempo feudale chi era il signore di quel luogo, chi erano i nobili. Perché veramente questa è una cosa importante. Secondo me, al tavolo che voi fate di studio, anche questa è una cosa da dire. E questi atti qui, che ormai sono passati da secoli, in realtà questi atti qui sono stati poi il titolo diciamo, il quale quelle famiglie nobili sono riuscite a diventare proprietari di quelle terre. Dopo il codice napoleonico, perché appunto col codice napoleonico la proprietà si doveva provare per titolo, no? Noi oggi abbiamo il titolo, l'atto di compravendita o l'atto di successione, no? Per
per dichiarare che quella è la nostra proprietà. Ebbene, questi nobili dichiararono che quelle terre erano loro perché avevano questi titoli, ma titoli antichi di secoli. E accompagnati a questi atti notarili c'erano anche gli atti di giuramento della popolazione. Lo fai vedere l'altro per cortesia, Leo? Come si chiama? Atto di giuramento di fedeltà dei cittadini. Giuramento di fedeltà, questo qua. Esattamente. Questo è tutto, è scritto malissimo, è manoscritto, quindi è difficilissima la lettura. Però, Leo, se tu lo fai scorrere, adesso vai un pochino, ecco, fermati qui, fermati qui. Vedete tutti questi queste parole così in colonna? Ebbene, quelli sono i nomi degli uomini compresi tra i 15, tra diciamo, i 12-15 anni fino ai 60-70 anni, cioè tutti quegli uomini, non capofamiglia, ma tutti quegli uomini atti al lavoro, cioè che avevano la capacità di lavorare, quindi anche i ragazzini di 12 anni. Tutti questi uomini sono stati adunati. Perché era questa la prassi, io vi porto l'esempio del mio paese, ma era proprio questa la prassi. Tutti questi uomini sono stati adunati all'interno della chiesa del paese, con il prete del paese, con i vari testimoni della casa Arcini, della casa Santa Croce, della Camera Apostolica dello Stato Pontificio, perché il mio paese stava nello Stato Pontificio. E il prete, che appunto era, diciamo, un po', faceva un po' da unione tra queste personalità che comunque sapevano leggere il latino e il popolo che a malapena sapeva fare il loro nome, anzi, probabilmente erano quasi tutti analfabeti. E i nomi di questi uomini sono stati scritti in latino. Questo ci deve far pensare una cosa. Noi spesso parliamo di finzione giuridica, no? Quando parliamo della carta d'identità. Ebbene, anche questi uomini avevano una specie di finzione giuridica, nel senso che a quell'epoca, a fine, diciamo, nel 400, le persone del popolo, gli uomini e le donne del popolo, non è che avessero dei cognomi o dei nomi. Spesso e volentieri i loro nomi erano un po' dei soprannomi. Non c'era ancora l'identificazione vera e propria di un nome ad un uomo perché erano considerati dei servi, simili a schiavi, quindi non avevano. Però, nel momento in cui devono giurare fedeltà al Signore, a quello che poi prenderà quel territorio come feudo, e giurare fedeltà significa dare il proprio consenso, è come quando noi tutti gli anni andiamo a votare. È la stessa cosa. Ecco, in questo momento a quegli uomini viene scritto il nome in latino. Quindi il loro nome è talmente, cioè la loro presenza in quel momento è talmente presente, è talmente importante che li fanno diventare degli uomini. Non so se non sono più dei servi, dei schiavi, li fanno diventare degli uomini. Tant'è vero che i loro nomi, o quei piccoli sgorbi e soprannomi che avevano, vengono scritti in latino. E in quel momento questi uomini non si rendono conto che cos'è dare per loro il consenso. Loro vanno in chiesa, sanno che da un signore sono passati ad un altro e la loro vita scorre ugualmente, perché tanto erano servi prima e servi sono dopo. Ma quelle persone, quelle autorità, quei potenti lì sapevano benissimo quant'era importante il loro consenso. Ecco, io vi ho voluto far vedere questi due atti perché, proprio per parlarvi del consenso, perché noi abbiamo questo, cioè noi ormai lo sappiamo quanto valore ha il consenso, no? Però questa cosa c'era anche allora, c'è sempre stata. Quindi, in epoca feudale, anche quando abbiamo, io ho ragionato anche con Barbara Banco, e lei diceva, sì, ma i contadini, no?
Come hanno potuto dare la terra a un signore feudale? Quella terra mica era loro. È vero, non era loro quella terra, però loro hanno dato il consenso a sì che quel signore feudale amministrasse per loro tutta la terra. È un po' questo il passaggio. Questo è diciamo che è una sfumatura che però veramente è alla base di tutto questo discorso. E con questi atti qui, al momento del codice napoleonico, appunto questi nobili si presentarono e dicendo appunto che avevano dei titoli con i quali i sovrani passati avevano concesso loro quella terra. E quindi in quel momento viene, diciamo, quel possesso viene trasformato in proprietà. E quindi tutto il secolo 1800 vedo una manazzata della Barbara Banco. Sì, ce ne sono due, c'è prima Alessio e poi Barbara, se... Prego. Ma se Barbara ha da dire qualcosa in merito al tuo discorso, io aspetto. Nel senso che la mia è una domanda specifica sulla mia situazione, proprio per il discorso che abbiamo fatto l'ultima volta, perché io ho fatto delle ricerche, ma purtroppo non ho. Sì, ma guarda Alessio, adesso piano piano ci arriviamo. Io adesso sentiamo cosa deve Sì, dire io as Barbara. aspetto, cioè, ok. Buonasera Nicoletta. Ciao. Allora, in merito a quello che dicevamo prima, allora c'è addirittura nella Bhagavad Gita, che è un libro di 5.000 e passa anni fa, proprio il trust. E nel trust il beneficiario, che erano i contadini, non può amministrare, non può essere lui che decide che cosa, chi amministra, ok? Perché? Perché in quel momento loro non amministravano, non beneficiavano. Quando loro hanno passato, questo per una questione proprio puramente filosofica, ok? Che però nel diritto c'è il suo peso. Quindi non può essere il beneficiario che dice ti lo lascio in amministrazione, può essere il beneficiario che dice beneficiane tu al posto Il suo. Quindi non gli ha dato l'amministrazione, gli ha dato il beneficio. beneficio, sì, No, è giusto. importante secondo me, no, fare No, ma queste... a sto punto è pure peggio, nel senso che gli ha dato il Esatto, beneficio. è molto peggio, però attenzione, Peggio. loro si sono arrogati anche il diritto di essere amministratori e non potevano. Sì. E da amministratore si sono arrogati il diritto del disponente. Ma che, e tu hai portato questi due atti che io magari mi guarderò un po' meglio quando sono a disposizione. Cominciano sempre in un modo, in nome di Dio. Perché? Tutti, Perché è il diritto divino. sono In tutti nome di così. Dio, perché? Esatto, perché sono tutti luogotenenti, Sì. E sono amministratori del regno. su Sono questi atti amministratori del viene regno. sempre nominato anche il Papa che c'è in quel momento, sempre. E brava che hai detto adesso, brava adesso. E i cittadini giurano fedeltà non solo al Signore che prenderà il feudo, ma anche al Papa. Sempre, pure lì, Sempre, sempre, sempre. sempre, sempre. Grazie, scusate, era solo per... Io quando parlo con Nicoletta mi vengono queste... No, Cioè, no, no, ma però è giustissimo. importante chiarire chi fa cosa e quali sono le figure, perché ecco perché io l'altra volta dicevo che c'è un'usurpazione. C'è un'usurpazione proprio anche della figura che loro hanno rivestito, quindi è come se loro avessero usurpato, e poi un po' è la verità di quello che stiamo vivendo nei giorni nostri, Dio. Hanno Sì. usurpato Dio, il Sì. disponente, vero disponente del trust, diciamo, spirituale, ok? E questa cosa non è proprio lecita neanche nel diritto commerciale, No. figuriamoci in quello divino. Grazie, Nicoletta, di aver dato disponibilità. Ascolto. Ecco, quindi si va avanti e il 1800 è il secolo in cui
vengono affrancati questi diritti di uso civico, che allora venivano chiamati servitù, cioè la servitù di pascolo, la servitù di semina, la servitù di legnatico, di spigolamento, cioè tutto ciò che la popolazione poteva andare tranquillamente sui terreni e prendere ciò di cui aveva bisogno. Ora, noi dobbiamo capire una cosa, però, che l'epoca feudale è un'epoca un po' strana, complessa più che strana, complessa. Nell'epoca feudale, appunto, non esiste la proprietà, ma esiste il possesso, e il possesso è un po' anche, diciamo, uguale a dominio. Nell'epoca feudale ci sono diversi domini, diversi livelli di dominio, perché sullo stesso terreno c'era il dominio del signore, il dominio della popolazione che usufruiva di quella terra in tempi diversi, rispettando i cicli naturali. Ad esempio, se il terreno era seminato, ovviamente non ci si poteva portare al pascolo. Ma una volta che si era raccolto e l'erba cresceva spontaneamente, quell'erba veniva fatta mangiare al bestiame. E questi erano diversi livelli di dominio. Quindi è importante questo perché appunto la popolazione comunque nell'epoca feudale, che a noi a scuola ce l'hanno fatta vedere come l'epoca bruttissima, il Medioevo, l'età oscura, l'età buia, in realtà era molto vivace e comunque i diritti naturali dell'uomo venivano rispettati, cosa che poi invece non è più accaduto. E per ritornare appunto all'affrancazione di questi diritti, qual è stato il pretesto con il quale loro li hanno voluti affrancare? Hanno cominciato a dire che a causa appunto dell'uso che le popolazioni dovevano fare di questa terra in tempi diversi, i proprietari delle terre non potevano pianificare una coltivazione, portare avanti dei progetti di coltivazione, e quindi a un certo punto il loro pretesto era che questi usi civici, i diritti del popolo, questi diritti naturali, erano causa di povertà. È stata questa la loro scusa per poterli in qualche modo abolirli, perché poi piano piano si sono riusciti ad abolirli. E quindi in tutti gli stati preunitari sono cominciate, i vari sovrani hanno iniziato ad emanare leggi per affrancare questi usi civici. L'ultimo stato che ha affrancato gli usi civici è stato proprio lo stato pontificio, ma non è stato il Papa. Questa è stata una vigliaccheria del Papa. In quel momento era il 1849. Noi avevamo il Papa Pio IX, che a un certo punto è fuggito a Gaeta, perché lo Stato Pontificio si è instaurata la Seconda Repubblica Romana col triumvirato di Mazzini, Saffi e Armellini. Questi li abbiamo studiati pure a scuola quando facevamo il Risorgimento, queste cose qua. Ma a scuola ci hanno parlato del Risorgimento, dei valori romantici, ma non ci hanno detto le carognate che questi qua poi hanno fatto. Perché il Papa è fuggito a Gaeta 2 anni, la Repubblica Romana è durata 2 anni, soltanto 2 anni. Tu dimmi se si fa una rivoluzione per occupare uno Stato e sta lì soltanto 2 anni, ma che cosa vai a fare per 2 anni lì? Vai a fare ciò che il Papa non può fare, perché il Papa era capo di Stato, ma era anche capo spirituale. E come capo spirituale non poteva emanare una legge che abolisse i diritti naturali degli uomini e delle donne. Sarebbe stato veramente andare contro Dio stesso, no? Quindi lui se ne va. Arrivano sti tre, fanno i loro discorsi e emanano la legge. Leo, scusa, me la metti per favore? Quella legge, quella si chiama notifica 1849, notifica e qualcosa, adesso non ricordo.
Legge quella del 2000, no, quella del 2017, dici? No, 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 questo è 1849. Ah, 1849. Stato Pontificio 1849. Sì, Qua. Aspetta esattamente. che condivido lo schermo. Eccolo. Lo vedete? Allora, queste cose qua, queste sono PDF che io ho trovato su internet, basta che digitate la cosa e vi esce fuori tutto. Come vedete, questa legge è stata proprio firmata dal governo provvisorio della Repubblica Romana. Quindi questa legge non l'ha scritta, non l'ha firmata il Papa. Però, come io ho già detto, no, se ti occupano casa e poi tu riesci a ritornare a casa tua, tu i mobili li riporti come piacciono a te, non li lasci come li ha messi l'occupante, giusto? E invece il Papa, quando è ritornato, questa legge l'ha portata avanti. Vuol dire che a lui questa legge piaceva. Quindi tutto il 1800 è proprio un secolo dove le guerre di risorgimento, poi alla fine sono forse soltanto un pretesto, ma in realtà tutto il movimento che si è fatto in quel secolo, dai potenti di quel secolo, è proprio un cambiamento di regime, dove loro diventano proprietari di tutto, di tutte le terre. Ecco, e poi c'è l'Unità d'Italia e va bene. Ora andiamo ancora più avanti, andiamo a vedere cosa è accaduto con Mussolini, perché anche Mussolini ha messo mano a questa cosa. Allora, noi abbiamo saputo da Barbara che Mussolini nel 34 ha scritto l'Italia alla SEC, no? E quindi l'ha scritta come un'azienda privata di commercio. Ma se sul suolo italiano ci sono anche diritti naturali e ci sono terre dove si esercitano quei diritti naturali, allora tu non puoi scrivere l'Italia come un'azienda privata, no? E allora lui, prima di fare ciò, ha dovuto, per forza di cose, ridimensionare e diciamo, e recintare queste terre in un luogo giuridico. No? Ben definito e staccato da quello che era l'Italia. E infatti lui ha preso tutte le terre dei domini collettivi che c'erano all'interno, che gestivano le università agrarie, no? Che a fine 1800 si sono costituite le università agrarie, che hanno cominciato ad amministrare queste terre. Lui ha preso tutte queste terre, le ha riordinate. Questa legge è facile, scusa Leo, me la puoi mettere? La legge del 1927, la numero 1766, se non ricordo male. Questa. Me la ingrandisci per favore un pochino lì, la prima sì è questa però. Ok, Sì, si è vede. questa. Sì, quindi lui cosa ha fatto, no? La puoi anche fare scorrere così, magari se la vogliono vedere un attimino. Lui ha preso queste terre, le ha riordinate, ha diviso le terre in boschive, pascolative e seminative. E le terre boschive e pascolative le ha lasciate così com'era. Invece tutti gli ettari che c'erano in tutta Italia, di quelle terre che avevano uso seminativo, lui le ha prese e all'interno di ogni comunità aveva il suo dominio collettivo, no? Come io ho spiegato, insomma, quando ho raccontato queste cose. Quindi in ogni comunità sono arrivati degli arbitri, degli agrimensoni, cioè c'è stato veramente un grande movimento di geometri che allora venivano chiamati agrimensori, perché erano appunto i geometri che erano, si intendevano delle misure agrarie. E
è stata creata una commissione, cioè c'è stato un lavoro immane per poter calcolare tutto questo patrimonio terriero di terre ad uso seminativo, dividerlo in tanti pezzi, in tante particelle piccole, 5.000 metri quadrati, un ettaro, perché poi ovviamente ogni comunità aveva il proprio patrimonio. Quindi c'erano delle comunità che avevano dei patrimoni terrieri più grandi, perché magari anticamente erano stati dei feudi più grandi. Dei patrimoni invece altre comunità avevano patrimoni più piccoli. Al sud, ad esempio, ci sono state particelle divise anche di 2 ettari, perché erano delle estensioni terriere molto più grandi. E quindi tutte queste particelle poi sono state distribuite ai contadini. E ovviamente i contadini erano contenti. I contadini, facendo questa cosa, hanno di nuovo dato il consenso perché sono stati chiamati di nuovo in una adunata in piazza. E la adunata in piazza sono potentissime perché tu chiami adunata in piazza un popolo che arriva in massa e ti dice sì, ad una proposta dice sì. È il consenso assoluto, altro che le votazioni. E questi contadini erano contentissimi perché finalmente loro diventavano proprietari, perché loro vedevano il signore, il barone, che era ricco, che aveva le terre, che aveva la proprietà. Loro pure avevano quel desiderio, ma non si sono resi conto a lungo andare che cosa è stata la portata di questo consenso. Non lo hanno capito. Non gli è stato spiegato a loro e quindi hanno dato il consenso e questa legge perciò, la legge del 1927, cosa ha fatto? Ha distribuito i domini collettivi a questi contadini con contratto in enfiteusi perpetua. Questi contadini hanno cominciato a pagare il canone, ma il canone è proprio una stupidaggine, tipo oggi, ad esempio, su una particella di 5.000 metri quadrati si paga annualmente circa 160 euro, insomma, veramente una somma irrisoria, no? E con il contratto di enfiteusi perpetua, però, ha la possibilità che dopo 20 anni e aver portato delle migliorie, per migliorie si intende anche che tu hai piantato un albero qualsiasi, hai portato una miglioria a quel terreno. Quindi tu, dopo 20 anni, hai il diritto di affrancare quella terra. Quindi cosa è accaduto? Che questi contadini, quindi nel tempo, moltissimi queste terre le hanno affrancate. E perciò su quelle terre, di fatto, si è perso completamente il diritto dell'uso civico completamente. E quindi cosa è accaduto? Che quel patrimonio terriero che inizialmente era grande dei domini collettivi si è ridotto tantissimo. Ad oggi le università agrarie in tutta Italia, diciamo che gestiscono più che altro un patrimonio terriero che è boschivo. Tutti i boschi più belli che abbiamo in Italia sono domini collettivi. Non solo questo, finita la guerra, siccome che ci hanno bombardato alla grande in tutta Italia, finita la guerra c'è stato bisogno di ricostruire. E c'è stato anche bisogno di, ad esempio, costruire le scuole. Ebbene, in tutti i piccoli paesi, non sto parlando delle città, le città è una cosa un po' diversa, io parlo dei paesi. I paesi che diciamo erano a quell'epoca erano più che altro un'attività rurale, no? Erano dei borghi. Beh, praticamente hanno costruito, diciamo dalla fine della guerra fino agli anni 70, anche 80, così, tutte quelle strutture che noi vediamo, delle scuole, gli asili, le chiese, i campi sportivi. I teatri sono tutti stati costruiti sui domini collettivi. Perché?
le università agrarie avevano questo patrimonio, i sindaci hanno fatto domanda alle università agrarie di poter accedere a quel terreno per costruire quella scuola che comunque era poi a beneficio di tutta la comunità. L'università agraria ha fatto una riunione, le riunioni delle università agrarie sono aperte al pubblico, e hanno deciso per il sì. Quindi le scuole, i campi sportivi e i teatri sono quelli costruiti dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono tutti costruiti su terre del dominio collettivo. Quindi capite bene che quel patrimonio terriero dove si poteva ancora esercitare l'uso civico si è ridotto sempre di più, sempre di più, sempre di più. E non è bastato questo. Abbiamo poi l'ultima legge che è uscita adesso recentemente nel 2017. Scusami se ti interrompo, ci sono delle mani alzate, preferisci? Guarda, dico quest'ultima cosa, tanto la faccio breve e poi facciamo tutte le domande, ok? Allora, me la metti questa legge per cortesia, che la voglio leggere? Quella del 27? 1917, scusami, 2017, la numero 168. Sì. Eccola, ora condivido. Allora, senti Leo che io non riesco a leggere col telefonino, potresti leggere il primo articolo? Sì, riconoscimento dei domini collettivi. In attuazione degli articoli bla bla bla, la Repubblica riconosce domini collettivi comunque denominati come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie, soggetto alla Costituzione, dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale. Dotato di capacità di gestione del patrimonio. Ecco, scusa, no, fermati qui, è sufficiente, poi casomai mi leggi un altro pezzettino. Allora, questa legge è importantissima perché finalmente è arrivato il riconoscimento dei domini collettivi da parte, diciamo, della Repubblica, da parte anche della Costituzione. Perché sulla Costituzione non c'è menzione di queste terre e quindi non c'è menzione manco degli usi civici, no? Di diritti naturali. Invece questa legge finalmente li riconosce e quindi, riconoscendo i domini collettivi, riconosce anche l'esercizio dell'uso civico e quindi dei diritti naturali e quindi della legge naturale su quelle terre. E questo è importantissimo. Però questa legge poi a un certo punto arriva a dire una cosa che secondo me è dannosissima. E per come sto vedendo le cose, perché insomma io mi sto occupando di questa questione da un po' di anni e seguo, diciamo, più che altro le università agrarie che esercitano qui vicino del mio paese e poi dei paesini vicino, io mi sto rendendo conto che non c'è proprio più neanche la cultura di queste terre. Perché ad esempio, se io andavo a parlare a mio nonno, che è nato nel 1906, ovviamente è morto, no? Però se io, per dire, vado a parlare con un signore anziano come lui, mettiamo che poteva essere ancora vivo, e gli chiedessi, nonno, ma che cosa sono gli usi civici? Che cos'è il diritto di pascolo, di legnatico, di sé. Lui me lo sapeva dire, perché lui ha vissuto tutta la vita praticando queste cose. Poi, che è accaduto però? Che negli anni 50 l'Italia è cambiata completamente. Prima era una diciamo che era una società più che altro rurale. Poi è iniziato il consumismo, no? E c'è stato un altro fenomeno in quegli anni, un altro fenomeno che è quello della disgregazione a poco della società dei borghi.
Io infatti questa cosa avevo detto a Barbara che magari più in là, che mi devo preparare qualcosa, insomma, da dire di più concreto, mi piaceva raccontarvi questa cosa dei borghi fantasma. Io sono sicura che tutti voi conoscete almeno un borgo fantasma. E magari ci siete anche andati a spasso a fare i turisti. E magari avete anche detto, Madonna, che belle case, ma stanno pure in piedi. Ma perché allora li hanno abbandonati? Li hanno abbandonati per autorità, perché i cittadini non è che volevano andare via da lì, ma sono stati costretti, sono stati proprio mandati via, evacuati da quelle zone, con il pretesto, che è proprio un pretesto, quasi sempre era questo, che il borgo poggia su masso roccioso in disfacimento. Questa era la frase. Pretesto, eh? È la frase che quasi che tutti per tutti questi borghi fantasma per allontanare la gente. E ci fu veramente una grande campagna, eh? Ma dagli anni 30, questo è accaduto dagli anni 20-30 fino agli anni 60. Tutti questi decenni c'è stata proprio una volontà politica di distruggere un po' quelli che erano gli antichi borghi. Ma perché questo? Perché il borgo appartiene ad una società che è diversa da quella del consumismo. È una società, diciamo, autosufficiente. La gente che vive nei borghi è una comunità, è una vera e propria comunità. Coltiva la terra che è intorno al borgo, quindi si autoproduce e non ha bisogno di andare al supermercato. Questo era un po', insomma, quello che accadeva, no? Quindi diciamo che questa società di un piccolo centro, di una comunità, di un borgo, si scontrava con l'idea di progresso che cominciava ad andare avanti. Anche con Mussolini, perché Mussolini voleva industrializzare l'Italia. Poi negli anni 50 c'è stato lo stesso questa volontà. E infatti, non so se voi conoscete questo fenomeno, quanta gente che viveva nei piccoli paesi, le generazioni nuove, i ragazzi, sono andati a vivere in città. Cioè, per esempio, io abito, diciamo, in provincia di Viterbo e stiamo vicino a Roma. Beh, tutta la periferia di Roma, che hanno costruito negli anni 50-60, no, i famosi palazzinari, beh, queste periferie si sono arricchite proprio di gente che veniva dalle città. E questi ragazzi che prima nei borghi facevano i contadini e avevano una vita autonoma, perché è vero che è una vita di sacrifici e faticosissime. Però avevano la libertà di decidere loro come svolgere il loro lavoro. Bene, tutta questa manodopera qui è stata trasferita nelle città ed è andata a fare la manodopera nelle industrie. Questo anche per demolire quella società comunitaria. Guardate che il discorso che noi facciamo anche con l'autodeterminazione di essere una comunità. Qui c'è proprio stata la distruzione delle comunità, è stata proprio una cosa politica, voluta a livello proprio politico. E quindi, appunto, vabbè, adesso vi ho aperto un po' questa parentesi, adesso mi sto pure un po' confondendo, però ecco, c'è stata proprio questa volontà e quindi questa stessa volontà di distruggere, di in qualche modo di portare a diminuire sempre di più le terre dei domini collettivi è proprio una volontà politica ed è una noncuranza. Cioè, gli amministratori di questi domini collettivi, che sono appunto che gestiscono le università agrarie, non hanno minimamente conoscenza della storia degli usi civici, non sanno minimamente che cosa sono. Che se sono diritti naturali, no, no, non hanno minimamente, ma non importa, loro gestiscono oggi le terre come se fosse un prodotto su cui lucrare.
non conoscono invece la, come posso dire, quasi la sacralità di queste terre, no? E infatti adesso, con questa legge che vi ho letto poco fa, è anche peggio, perché se questa legge del 2017 per un verso è buona, perché finalmente c'è il riconoscimento da parte della Costituzione dei domini collettivi, questa legge però cosa ha fatto? Ha trasformato l'amministrazione, che prima era soggetta al diritto pubblico, ha trasformato l'amministrazione e oggi è soggetta al diritto privato. Quindi le amministrazioni delle università agrarie hanno la stessa struttura delle banche. Quindi questi domini collettivi oggi sono merce. E questa è una cosa pericolosissima. Io, per come vedo, io temo che fra qualche decennio di queste terre non ci sarà più ombra, perché questi amministratori, che sono soltanto presi dalle proprie tasche, perché le università agrarie oggi sono degli enti dove c'è il commercialista, l'avvocato, il segretario, la segretaria, il perito demaniale, tutte queste collaborazioni devono pagare stipendi. Poi c'è il presidente, il vicepresidente, i consiglieri, il guardiaparco, il trattorista, sono tutti stipendi. Quindi le università agrarie stanno mangiando se stesse. Tutto ciò, tutti i progetti che portano avanti sono progetti farlocchi. Io, guardate, vi posso garantire che ci sono progetti con gente prestanome, ma nella realtà questi progetti non portano nessun beneficio a queste terre e neanche alla comunità proprietaria di queste terre. Sono tutti progetti tesi a far rientrare un profitto per poi pagare tutte queste collaborazioni e tutte queste spese. Quindi io prevedo che fra qualche decennio queste università cominceranno anche poi a vendere queste terre, anche se non le possono vendere, ma troveranno il modo, cambiando la destinazione d'uso, troveranno il modo. E siccome che dall'alto, dall'autorità, non c'è la volontà di avere cura di queste terre, non c'è neanche quella sorveglianza decisa e forte. Quindi è una cosa veramente che a me mi dispiace tantissimo, vedete, io apposta racconto a tutti questa cosa perché per me le terre dei domini collettivi sono veramente terre sacre. Sono terre sacre perché ci riportano appunto a un diritto naturale. E io ho finito, spero di avervi detto delle cose utili questa volta. Non lo so, se avete delle domande. Sì, ci sono delle mani alzate. C'è sempre Alessio per la questione personale Sì. Ok. e poi c'è Barbara che ha alzato la mano. Per me non è un problema aspettare, se Scusami Alex, intanto faccio velocissima, è solo una delle considerazioni. Allora, volevo fare un passo indietro quando dicevi, Nicoletta, che il popolo, no, che ha dato il consenso, è il popolo che elegge il re, perché in realtà il re, come l'abbiamo visto anche nei decreti, no? Dice in nome di Dio, perché quello è sempre il diritto da cui loro traggono La volontà il del popolo, quindi sottotitolo è per consenso del popolo. Perché? Perché il re è sempre uno e il popolo sono tanti, e quello è il problema, che il popolo non sa la sua forza, no. ok? Quindi intanto volevo aggiungere questa cosa. Poi, riguardo al fatto che tu questa volta forse ci hai detto qualcosa di utile, vorrei dire che tu ci dici sempre qualcosa di utile, questo in generale, quando parli, ci dici sempre qualcosa di utile. E sono con te, assolutamente con quello che dici, soprattutto quando parli che è terra sacra, perché è l'unica terra dove è rimasto il diritto naturale. Ora, sti popoli che per volontà hanno fatto e il contratto lì, ripeto, io voglio ragionarci su questa cosa insieme al popolo, perché
Perché a parte è tutto precluso e pignorato, quindi ci siamo già tornati a quell'alloggio primigenio, ok? Ok, però come in tutte le cose noi stiamo cercando di capire come loro sono arrivati, e tu sei preziosissimo in questo, come sono arrivati a fare in modo che noi dassimo a loro la terra, ok? Perché non potevano fare altrimenti. Ma questo contratto è già, senza, lasciando perdere OPPT, è nullo. Perché? Perché un contratto per essere valido deve essere chiaro, le clausole devono essere tutte chiare. E qui le clausole chiare, non so per niente, se permettete. Ora, ritornando dalle acque, quelle dell'oblio, ok? Oltre che quelle dell'ammiragliato, chiusa la DOD, perché c'è questo fatto che secondo me noi ancora non abbiamo ben definito, cioè lo mettiamo nei nostri documenti, ma non abbiamo ben capito che è successo. Chiusa la DOD, quindi ritornata alla terra che non c'ha più potere il Papa sulla terra, perché il ripudio della DOD, oltre che la Doctrine of Discovery, no? Ce l'avete presente tutti cos'è? È la seconda bolla papale, quella che dava il permesso di distruggere, schiavizzare, ok? La chiusura il 30 di marzo del 2023, con il ripudio non solo del Vaticano, ma di tutti i vescovi, pure Viterbo l'ha fatto, eh? C'ho anche l'articolo della Curia di Viterbo che ha ripudiato la DOD. L'Africa compatta l'ha ripudiata totalmente tutta, ma tutti i vescovi l'hanno ripudiata. È rimasto proprio un nugolo fedele a Francesco, ma per il resto l'hanno ripudiata tutti. Che significa? Nel diritto canonico, quel diritto di Dio, perché il diritto canonico è l'usurpazione del diritto di Dio divino, in quel diritto tutto quello che è successo dal 1451 ad oggi è ripudiato dallo stesso Vaticano, il che vuol dire che tutte le leggi di cui abbiamo in questo momento parlato, che ci aiutano a definire passaggi della riduzione in schiavitù, sono tutti nulli, anche per quel diritto che li ha istituiti. Perché, come giustamente dicevi, c'è sempre il Papa di mezzo, c'è sempre un vescovo, un parroco. Vi ricordo che prima dei pubblici registri c'erano le sacrestie e c'erano i libri di sacrestia, Parrocchiani. quindi esatto, quelli dove si andava a iscrivere il figlio, capito? Quindi, secondo me, nello studio degli allodi, questo è il mio suggerimento, non so, aiutami, Nicoletta, se sei d'accordo, dovremmo andare proprio a puntare l'attenzione. Che cosa succede se i contadini si rendono conto di quella di quel che quel contratto è nullo? Cosa succede a tutti i contratti di proprietà del 1850 quando la bolla papale è del 1451? Che gli succede? Ecco, questo secondo me è un buon approccio anche nella nostra ricerca. Grazie Sì, Nicoletta, scusami Alessio se no, ho rubato tempo. no, ha detto No. giusto. Grazie a Voi te. io. Sì, vai Alessio, poi c'è Stero, Robby. Vabbè, innanzitutto grazie Nicoletta perché hai aggiunto tantissime altre informazioni alle ricerche che sto facendo, anche se devo dirti sinceramente, dall'ultima volta che ci siamo sentite, non ho trovato granché su questa situazione qua. La domanda che ti farei stasera è legata a un concetto, diciamo, più umano, ok? Legata all'aspetto delle terre abbandonate o comunque dei ruderi abbandonati. E ti chiederei esplicitamente che cosa possiamo fare, come possiamo agire, perché ce ne sono a migliaia di ruderi abbandonati in questa campagna intorno a me, come penso in tutta Italia. Come possiamo agire e secondo me potrebbero rientrare in quel discorso degli allodi, nel senso che una casa come quella dove siamo noi dentro adesso, che era stata abbandonata per 40 anni, che noi abbiamo ripristinato, in teoria ci dà, anzi no, in pratica, perché ripeto, da qua non passa nessuno, ci dà il diritto di starci dentro finché campiamo perché l'abbiamo salvata. Ma
allargando il discorso a tutte quelle, a quei ruderi che si possono trovare in giro per tutte le campagne d'Italia, che sono lì distrutti, morti, o comunque possibile che qualcuno ci vada e decida di metterci dentro del lavoro suo, personale. Come possiamo definirli all'interno di tutto il contesto di leggi che ci hai raccontato? Cioè, nel senso che noi partiamo dal feudo e quindi dal feudo siamo passati alla proprietà grazie a Mussolini, che prende la terra del popolo e incomincia a distribuirla e poi ci mette nella SEC. E questo è quello che tu ci hai raccontato, ma è quello che di fatto è successo. Quindi Mussolini ha dato a questi nobili, no? Insomma, la possibilità di diventare proprietari. Ecco, questi nobili non è che se la sono comprati. Prima di lui sono stati sovrani degli stati prima del Regno d'Italia. Perché, ecco. Ok, nel senso il feudo è passato ai sovrani, quindi sono diventati sovrani proprietari. No. Allora, il regime feudale è stato abolito da Napoleone nel 1804 e da quel momento è stato introdotto un Ok. nuovo regime basato sulla proprietà privata. Da quel momento in poi sono iniziate, appunto, sono state emanate delle leggi tese ad abolire. A prima a limitare e poi ad abolire definitivamente l'esercizio dei diritti di uso civico. Sì, Ecco. esatto. Sì, beh, Essere precisi, ecco. mi sono espresso male, però il concetto era questo, forse ho Sì, fatto fatica. certo. Però insomma, da un momento all'altro, improvvisamente, questi si sono ritrovati proprietari, solo perché erano nobili. Sì. Allora, guarda Alessio, tu mi dici cosa possiamo fare. Allora, è un istituto giuridico, no? All'interno delle università agrarie, che riguarda però le terre dei domini collettivi, che si chiama legittimazione. E cioè, in tutti gli statuti delle università agrarie esiste appunto l'articolo sulla legittimazione che prevede questo, che se su un terreno abbandonato arriva qualcuno e lo sistema, lo coltiva e magari ci vive perché c'era un rudere e lo mette apposta e ci vive, ha diritto ad essere legittimizzato, legittimato e quindi ha diritto a chiedere di restare in quella terra. Questo però vale per le terre dei domini collettivi, per le terre gestite dalle università agrarie, sulle quali ancora è in uso l'esercizio del diritto di uso civico. Sulle terre private, invece, l'uso dell'esercizio dell'uso civico è stato abolito con questa legge del 1927 emanata da Mussolini. No? Ecco. Quindi, se tu mi dici c'è un rudere che però è una proprietà privata, tu lo puoi anche mettere a posto, però devi sapere che può arrivare in qualunque momento il proprietario che magari perché ti caccia via. Quindi, però diciamo che questo discorso della legittimazione è proprio un istituto che esiste ed è riconosciuto anche dalla legge italiana. Quindi forse potremmo applicarlo in qualche modo anche alle terre abbandonate che però non sono comunque di proprietà privata, che però sono abbandonate da decenni. Potremmo applicarlo anche a quelle terre lì. Non so, ecco, io adesso 40 non anni, so che altro dire. 40 anni sono un lasso di tempo È importante, però, tantissimo. non credi? 40 anni, Esatto. già tu Vu potresti vuol fare dire che non si è. l'usurpione, ad esempio, no? Tanto per Sì, beh, dire. io non sono qui da 40 anni, sono qui da 14 anni, però
quando ho iniziato a ristrutturarla. Quando io sono arrivato 14 anni fa, era abbandonata da 40 anni, quindi era proprio Allora, guarda, io decrepita la casa. ti posso dare questo consiglio, Alessio. Sì. Potresti andare all'università agraria del tuo territorio. Ci sarà un'università agraria, no? Oppure chiedi se non sai dove sta, Sì, se non sai, lo dice. chiedi al comune, al tuo comune dove stai tu. Sì. Chi è? Fai questa domanda a loro. Chi amministra i domini collettivi di questo territorio? E loro ti diranno se c'è un'università agraria, oppure si chiamano in un altro modo, perché nel centro Italia si chiamano così, però in tante altre regioni hanno un nome diverso. Quindi io non te lo so dire adesso come lo chiamate in quella zona dove abiti te, però il comune te lo saprà dire. Dopodiché tu vai a questa università agraria e chiedi a loro lo statuto, te lo devono dare perché tu sei residente lì e quindi tu appartieni a quella comunità e appartieni appunto, sei un utente di quella università agraria, no? E quindi te lo devono dare. E poi chiedi qual è l'articolo all'interno di questo statuto che parla della legittimazione. E tu fai già questa piccola ricerca, no? Quindi vai a vedere che cos'è quest'articolo, che cos'è questa legittimazione, quali sono, diciamo, le modalità per esercitarla. Potresti parlare anche col presidente dell'università agraria. Sto prendendo appunti, eh. Sì, questo ho capito. Ecco. Però, diciamo, non andare lì a dire No, beh. voglio trovare la soluzione per occupare un luogo. No, Ecco, non andare a dire questo perché. vado a chiedere quello che mi stai dicendo esattamente come. Esattamente, fai delle domande per sapere delle cose, ma non gli dire le tue cose. Certo, Non so se mi sono. questo fuori. No, 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 ho capito, ho capito. E vedi un No, attimino però a come. livello di popolo. Come? Non ho capito cosa ha detto. A livello di popolo, cioè a livello di popolo, nel senso che noi siamo, diciamo, gli unici beneficiari della terra, al di là della proprietà privata che hanno istituito, al di là delle leggi, no? Noi ci possiamo rimpossessare di Ma tutte queste strutture fatiscenti abbandonate in qualche modo, cioè si potrebbe pensare a una soluzione in questo senso, cioè al di là della mia situazione personale, sì, ho capito. quello che intendevo dire è che se tu vai da Milano a Mantova, facendo l'autostrada e poi la statale, ci sono migliaia di ruderi abbandonati per le campagne che potrebbero essere benissimo presi, rimessi in sesto e abitati da tantissime famiglie. Cioè, si può arrivare a pensare di elaborare qualcosa. Io penso di sì, Nel però senso che bisogna potrebbe, farlo. la domanda è questa: potrebbe ridiventare un allodio, una cosa abbandonata da tantissimi anni? Boh, non so, magari con una stupidata, però. Cioè, se il concetto di allodio è un uso civico, è un uso comune, se una cosa viene dimenticata o lasciata lì decrepita, lasciata lì a marcire, dovrebbe ritornare alla comunità, no? Sì, dovrebbe ritornare a chi ha bisogno di un luogo per vivere, perché ovviamente Sì, se la mette a posto, sì, ma certo. potrebbe farlo, certo. Questa è una cosa che si può fare, però certamente va fatta anche in maniera, non è una persona isolata, bisogna avere anche un gruppo, un supporto, un aiuto. Sì, ma infatti io lo dicevo come popolo, cioè se il popolo Sì, può elaborare su queste cose, ma perché. io dico di sì, io dico di sì perché comunque la
La vita ha bisogno di un sostentamento. Se io non ce l'ho e c'è una terra abbandonata, io basta, sto là, coltivo, vivo lì e quindi non faccio male a nessuno. Il punto rimane sempre però, Scusa c'è Alessio, sempre però l'incognita comunque di qualcuno che può arrivare e mandarti via, ecco, c'è un po' questo sì, no, rio. cioè, Adesso perdonami, allora. diamo spazio anche agli altri, poi sicuramente ci puoi ritornare, va bene? Ok. Tanto c'è tempo per dare spazio anche agli altri. C'è Ste Robby. Buonasera a tutti. Allora, intanto con il racconto che ha fatto Nicoletta, a me viene proprio mi salta proprio all'occhio che la storia è sempre la stessa, no? Creano la crisi, la povertà, per poi far darti la caramellina, per dirti che adesso sono diventati buoni e poi Non dividono la problema. terra, danno la proprietà perché lo fanno bene, tutto quello, cioè la commissione tecnica che va a vagliare tutta la terra, ma a prescindere da questo, il disegno è molto più alto, no? E quindi parte tutto dalla chiesa, perché tutto è Dio, tutto è il nome di Dio, si comincia tutto in nome di Dio, no? Allora, e l'uomo, ok, è vero che ha dato il consenso, ma se vogliamo è sempre stato in un tranello, come diceva Barbara, queste clausolette erano sempre nascoste, eccetera. E dopo tutti questi millenni, chiamiamolo, non so, che hanno fatto tutto quello che hanno voluto e soprattutto appunto la Chiesa in nome di Dio e i papi uno dietro l'altro, arriva questo non papa a dire a ripudiare la dod, che mi sembra quasi giusto un atto di dolore per levarsi le colpe e andare in paradiso, no? Mi sembra una cosa del genere. E il popolo comunque è sempre ignaro, anche del suo atto di dolore, è ignaro, no? Perché l'abbiamo capito noi, perché ce l'ha spiegata Barbara, perché ce l'ha letta Barbara, per dire, no? Ok, però gli uomini tutti, non lo sa nessuno di questa cosa, perché non è che l'hanno detto al telegiornale e l'hanno spiegato questa cosa. Ok? Detto Barbara. Infatti. Allora mi viene da dire che invece bisognerebbe prendere tutto quello che ha detto Nicoletta, no? Tutti questi documenti, tutto questo in nome di Dio, e da dove è cominciata tutta la frode, e mandargliela a questo bel Papa, perché questo Papa con un atto di dolore del genere non si può lavare la coscienza. Deve spiegare che cosa vuol dire la dod e cosa vuol dire il repudio della dod. Devi fare il rimedio, come dobbiamo farlo tutti noi. Forse è lì. Perché come faccio? Cioè, noi abbiamo sicuramente il compito di divulgare queste informazioni e di aprire le coscienze. Questo è indubbio, questo è il nostro rimedio e dobbiamo farlo allo sfinimento, ok? Ma io credo che una cosa del genere si potrebbe anche fare col nostro Vaticano, quello che c'è lì. Perché non credo che basti. Il popolo deve saperle le cose e deve veramente chiedere scusa a tutti gli uomini della terra. Perché in nome di Dio è stato fatto, in Italia è stato fatto questo, che è già tanta roba, ma in altre terre è stato fatto molto peggio. Sono stati sterminati dei popoli. Sono stati sterminati dei popoli. Quindi io prenderei veramente tutta questa documentazione e chiederei di spiegare bene a questo signore che cos'è la dod e che cos'è il ripudio della dod. E forse l'uomo capirà.
Non so, questa è una cosa che mi è venuta a me. In questo momento è una mia riflessione, perché mi rendo conto che veramente sono state fatte cose sì, con il nostro consenso. Io non lo metto in dubbio delle nostre colpe, ce le abbiamo, le nostre responsabilità, tutto quello che vogliamo, ce le prendiamo e credo che stiamo facendo il nostro meglio per porre rimedio alle nostre colpe, alle nostre responsabilità, riprenderci le nostre responsabilità. Però, cioè io dico anche che chi ce l'ha più grossa le responsabilità se le anche deve prendere. Non so, questa è una mia riflessione che mi è venuta. Grazie, grazie. Nicoletta, non so se vuoi commentare, se no c'è Barbara No, che mi ha concordo con pensato. lei. Solo che mi viene da dire una cosa adesso, no? Ma questo è il Papa? No, non so. Ma chiunque se sia, Nicoletta, a me non interessa. Io mi, cioè, non è, vedi, come quando noi facciamo i documenti, non è che lo facciamo perché poi di là li riconoscano. Okay. È proprio una nostra responsabilità dirle queste cose. E secondo me la nostra responsabilità è proprio di dirlo, di metterla davanti questa cosa, che con noi, a noi non ci, non, questo atto di dolore, si ricordi che non è che è tutto sto, cioè non è che si è lavata la coscienza. Ecco. Barbara, vai, grazie. Allora, mi sembra pure ovvio dire che sono d'accordo con quello che sto sentendo da parte di... sì, è Papa. Adesso sì, da quando è morto Ratzinger, secondo la loro giurisdizione, è Papa. Fino a che Ratzinger non è morto, no, c'erano quello che Malachia chiamava i due Pietro, Pietro il Romano e Pietro, colui che non era Pietro, ma era Pietro, ok? Allora, però a parte questo che Nicoletta, ti volevo fare questa domanda più che altro per comprendere un iter. Secondo te, qual è il luogo dove andare a disquisire su questi argomenti? Non parliamo di tribunali, perché tanto lo sappiamo che lì dentro non c'è nient'altro che il braccio armato del sistema. Ma quale secondo te è il luogo proprio dove andare a reclamare questo diritto come quelli che custodi direttamente incaricati dal primo creatore sono venuti a ripristinare l'alloggio primigenio? È una disquisizione, sempre. Bella domanda. Lo so. Bella domanda. Sinceramente, tra le varie istituzioni italiane non vedo nessuno che può ricevere insomma, questo dialogo. Non lo so, non mi sembrano disposti. Non te lo so dire veramente. Guarda, non te lo so proprio dire adesso. In ogni chiesa. Grazie. C'è però Riccardo che alzava la mano e faceva così, Ma, forse lui ci aveva qualche idea. scusa Barbara, ecco, io credo che forse ne dai sindaci. Perché dai sindaci? Perché i sindaci stanno sul territorio, i sindaci sono la comunità, il comune, perché c'è il comune istituzione, ma c'è la comunità. E fra l'altro, i sindaci hanno anche il compito di controllo delle università agrarie. Io credo che un pochino da loro. Perché poi questo ragionamento, Barbara, secondo me va fatto proprio a livello umano. Quindi se tu vai a parlare con le istituzioni, non lo trovi un livello umano, non puoi parlare con il direttore, presidente.
Invece, secondo me, con i sindaci, ma i sindaci dei paesi, non delle città, che forse una cosa più capillare, no? Andare dal sindaco del paese, poi di questo paese, l'altro paese, l'altro paese, piano piano portare a loro questa parola. Non lo so. Allora, sì, era più o meno quello che pensavo, te lo dico. Stavo in sintonia. Ma assolutamente. Perché? Perché io lo sto facendo nel mio paese questa cosa, ho chiesto aiuto Ah, io pure l'ho fatta, eh. un uomo del mio paese che ha, diciamo, capacità e, diciamo, luoghi dove andare a cercare e sta facendo una ricerca proprio sulla terra laziale, quindi riguarderà anche la tua zona, perché è sempre sulla terra laziale, e quindi su questo ci ritorneremo appena avrò dei risultati su questa cosa più specifici. Ma c'è anche un altro luogo, per esempio a Canino, io lo dico nel mio paese perché mi sto guardando intorno, cioè, non ci sono solo gli usi civici del comune, ci sono pure gli usi civici di Torlonia. Sì, Ci anche sono gli no. usi civici dei signori. E Sì. siccome lì noi a Canino abbiamo Però ancora il scusami, principe. Barbara, scusami. Allora, col termine uso civico, oggi Sì, non era del demanio collettivo. si sono inglobati tante cose. Nell'epoca feudale esisteva il livello, non so se sai che cos'è il livello, cioè, e questa era una cosa che esisteva più che altro per i nobili e per le terre del clero. Praticamente loro davano in contratto con un livello. Il livello è un po' tipo appunto l'enfiteusi. Quindi chi prendeva quel terreno doveva pagare in perpetuo, o in perpetuo o a terza generazione. Questi erano i due tipi di contratto. E pagavano appunto al nobile o alla chiesa, insomma chi aveva venduto quel terreno. Anche nel mio paese c'è i nobili del castello, che oggi tengono il castello, che si chiamano di Napoli Rampolla, che su un territorio di Vegliano, che adesso è tutto costruito a case, loro ancora prendono il livello. Cioè, tutti gli anni questi qua mandano una piccola somma a lui. È così. Perché hanno venduto quelle terre con questa clausola. Allora, lo sai come lo sono venuti a sapere di questa cosa? Perché alcuni miei, siccome come comunità comunque stiamo cercando delle terre in zona e proprio vogliamo fare, stiamo facendo questo studio proprio per questo, per capire, per mettere un picchettino, ok? Il picchettino del ritorno della legge naturale, ci basta un ettaro, ok? Ma quell'ettaro deve essere libero per poter poi puntare i piedi lì e in altezza essere ovunque. Perché ti dico questo? Perché ci sono delle terre che abbiamo chiesto, questa non in particolare modo io, ma mi hanno riportato che non poteva essere venduta perché era un uso civico, c'erano ancora sopra gli usi civici del principe Torlonia. E quindi prima doveva essere tolto l'uso civico per poterla poi vendere. Quindi ancora oggi nel paese di Canino c'è una parte di territorio e suppongo da quello che hai detto prima mi hai fatto venire un'altra mente, una genialata, perché i monti di Canino, che sono tutto territorio di Torlonia, sono tutto bosco. Voi vedete che quelli sono, e c'è lì c'è una cava di Macco, perché quelle sono montagne antichissime, hanno la stessa età delle Alpi, quindi hanno una cava di Macco che è una concessione. Voi vedete che pure quella concessione è di uso civico, del demanio collettivo, insomma, chiamiamolo col nome suo. Se ce l'hanno Voi vedete, cioè, prima perpetuo, quando parlavo, se ce l'hanno perpetuo, però a questo punto no, loro è una prima, concessione. No, è una allora non concessione. è il livello. No, eh sì, in un Ti certo senso è il posso livello.
Barbara, ti posso spiegare un attimino questa cosa? Sì, per favore, grazie. Sì, allora, in epoca feudale, prima del 1804, cioè quando parliamo di epoca feudale, a noi ci viene in mente sempre il Medioevo, se, in realtà anche il 1700 era epoca feudale. Bene, questi nobili avevano delle terre dove loro esercitavano il diritto di semina, il diritto di pascolo, il diritto di legnatico, no? Loro personalmente e la comunità aveva altre terre dove esercitavano questi diritti. Erano tutte divise queste cose, perché appunto, come ho detto poco fa, c'erano diversi livelli di dominio sui vari terreni. Quindi questi signori poi a un certo punto, quando hanno venduto, sono diventati proprietari di queste terre e queste terre le hanno vendute, loro si sono tenuto l'uso civico e quindi hanno venduto con appunto tenendo questo uso civico e chi ha comprato deve pagare a loro annualmente una piccola somma. Se non vuole più questa cosa qui deve fare l'affrancazione. Praticamente loro hanno un uso civico come individui rispetto alla comunità. Questa è una cosa appunto proprio perché in quell'epoca c'erano diversi livelli di dominio, sono molto complicate. E questa cosa qua è talmente tenuta ancora dai nobili e soprattutto dal clero, perché tenendo questi vincoli sulle terre, loro ancora in qualche modo esercitano un dominio. Allora io ho collaborato con l'archivio diocesano di Viterbo. Abbiamo fatto uno studio su un cabrero dell'ordine di Sant'Antonio. I cabreri erano appunto dei catasti. Bene, l'archivio diocesano di Viterbo, ma tutti gli archivi diocesani di italiani, che cosa fanno? Hanno un database, perché loro vanno a fare tutti gli studi di questi cabrei, di questi catasti antichi. E riportano tutti questi livelli, questi vincoli, e quindi loro li tengono nei registri ancora oggi. <C'hanno>... Il clero è così, insomma. E perciò sono Come i veramente ancora contratti loro. originali, certo. Perciò è una cosa ancora Mancano molto quelli. potente. Ecco, quindi li tengono perché appunto è ancora tenere un barlume di dominio sulle terre, anche se le hanno vendute. Grazie, Nicoletta. Grazie. Hai terminato, Barbara? C'è Riccardo. Ciao a tutti, appunto io sono interessato a questo discorso perché appunto adesso io vivo nel Cadore e da che sono qua il papà della mia ragazza è un reguliere e io da che mi ha parlato di questa cosa appunto poi ne abbiamo trattata noi, ho sentito questa cosa e appunto lui mi diceva che poi io appunto ho cominciato a fare delle ricerche e qua stiamo parlando del 1800, qua io i dati che ho appunto una deliberazione poi inserita tra le riforme dello statuto nel 1545 prevedeva che le regole potevano darsi o riformare se regolarmente convocate i propri laudi, i quali venivano successivamente presentati al vicario che, dopo averli esaminati, li approvava, affermava e ratificava e dava loro piena legalità. Poi tutta la storia, fino ad arrivare agli articoli che ho letto, che appunto l'ultima riforma di Mussolini, appunto tra le varie regole che ci sono qua, c'è sempre stata poi chi è stato più conservatore, diciamo, e chi si è venduto prima allo Stato, no? Le leggi. Ma e poi comunque io non ho più trovato uno sbocco, perciò per me, appunto, a chi potremmo rivolgerci? Io stavo cercando un modo per spiegare ai regolieri questa cosa, no? Perché i regolieri qua ancora sono attivi e vige la regola.
Perciò io penso che questo video, se mi dà il permesso, io vado nei vari comuni e faccio vedere questo video, no? E spiego queste cose ai regolieri. E non so se può essere un'idea. E vediamo se si può fare qualcosa insieme poi, un punta di piedi, vediamo se si può organizzare qualcosa. Appunto, se è nostro dovere far capire alla gente, no? Qua io penso che Scusa, i regolieri sono ancora attivi, hanno ancora una certa importanza. mi puoi dire che cosa sono i regolieri? Perché non lo so, lo sai? Allora, i regolieri sono appunto quelli che custodivano i laudi, si parla appunto del primo 1545, sono ad oggi regolieri. Il regoliere è uno che è almeno centenario del territorio. Ho capito. E anche il 12 in una Zoom Veneto Romagnola c'è stato un'anima che mi ha contattato appunto che era di qua e c'è stata, abbiamo visto, mi ha girato una locandina che il 12 c'è stata un'assemblea dei regolieri qua vicino di un altro paese. Ci sono ancora queste cose, qua funzionano queste cose, i regolieri hanno ancora comunque quella possibilità di parola. Poi c'è quel comune che appunto dobbiamo spingere più sul sindaco, però c'è quel comune magari ancora un po' più conservatore che la regola conta e qua la montagna è la montagna, capito? E si fanno valere, io penso, se capiscono la cosa. Questo Sì, è il mio ma pensiero. sì, però ecco, anche queste figure che dici te sono tutti collegati ai domini collettivi. Nelle montagne la cura dei boschi è importantissima. Allora, adesso voglio aprire una parentesi, no? Quando si esercitavano gli usi civici nelle terre, prima del 1923, la campagna era tutta controllata, i boschi erano puliti. Perché? Perché c'era da parte delle comunità la responsabilità della cura del proprio territorio. Con l'abolizione dell'esercizio di questi diritti di uso civico sulle terre private, praticamente si è allontanato il popolo dal territorio. E da quel momento noi abbiamo cominciato a vedere che i boschi non sono più curati, le terre sono abbandonate e la gente non ne ha più cura perché non li sente più suoi. Quando invece Infatti. c'erano queste comunità. Se, le comunità avevano proprio un senso di appartenenza di un territorio. Oggi questo senso di appartenenza di un territorio non c'è più. Quindi si è spezzato anche un legame, cioè con l'abolizione di questi diritti si è spezzato il legame dell'uomo con la terra. E questo No, pure infatti io ti sto dicendo perfettamente. è stato voluto, pure questo è stato voluto. Infatti, tipo ad esempio con l'introduzione della magnifica comunità di Cadore, hanno appunto, questa è appunto la questione, che ci sono, sta, il conflitto c'è da tempo immemore, da tempo di cui stiamo parlando, però io penso che appunto l'anima, come la stiamo tirando fuori noi, la voglia che abbiamo noi, ci sia ancora la possibilità di accendere qua, perché i conflitti qua non sono mai stati risolti neanche qua. Comunque le amministrazioni hanno inserito nuovi nomi, nuove corporazioni, nuove per gestire il tutto. Poi si è arrivato ai punti che siamo arrivati, che qua boschi, qua è tutto lasciato. Se io vado nelle parti della Pusteria, nelle parti di là, ancora c'è l'impianto Ma i perfetto. boschi, ma Di anche i qua, fiumi. è tutto lasciato, ma sapete quanta roba c'è qua da fare? È tutto incolto, è Sì. tutto lasciato alla disperata, veramente. E niente, questa è una mia idea, perché comunque se stiamo cercando un modo per parlare con qualcuno, approcciarci a qualcuno, io le assemblee delle regole vengono attualmente fatte. In ogni paese si possono andare a contattare i sindaci, le regole o quello Eh che è, sì. perciò non lo so, questa è la Sì, mia ma idea. infatti,
Ma infatti, come si diceva anche poco fa, questa è una cosa che si deve fare in maniera capillare, parlando proprio con i sindaci nei territori. Le istituzioni più alte, a livelli, a una gerarchia più alta, secondo me non è Ma fruttuoso andare a parlare con loro. infatti per me è giusto partire da conoscere, magari faccio l'esempio di mio suocero che magari ha ancora certi principi o mi può introdurre, gliene parlo a lui, mi fai venire, mi fai entrare, partecipare, mi faccio vedere questa cosa e poco a poco aumentare questa voglia. Se di certo andiamo subito dal sindaco che magari appunto non è un facente funzionario, gli interessa, non riusciamo a fare niente. Dobbiamo empaticamente trovare con chi rapportarci per poter Sì. Sì, ampliare la cosa. Giustamente. Niente, sì, sì. finito. Grazie. Grazie Grazie a te. Non ci sono più mani alzate. Se c'è qualcuno che vuole fare altre considerazioni. Va bene, penso che allora abbiamo un po' esaurito la cosa. Io, come dicevo all'inizio, anche con Barbara Fecchini, dicevamo appunto di magari organizzare un'altra riunione per costruire un unico tavolo studio, se siete d'accordo, ovviamente, se pensate che sia utile, perché questa storia degli allodi, degli usi civici della terra è un po' trasversale, no? A diverse sovranità, a diversi concili. Quindi, piuttosto che essere un po' separati e divisi in tanti piccoli gruppi, un'idea, una proposta questa, e poi se non la sentiamo non la facciamo, però insomma una proposta è quella di creare un unico tavolo studio sull'argomento. Quindi, se non ci saranno obiezioni su questo, organizzeremo un'altra riunione che è focalizzata invece sul tavolo studio, ecco, e come organizzarlo. Se non ci sono altre cose, ci possiamo salutare. Sì, io volevo comunque ribattere sul concetto della Chiesa, perché, come ha detto anche prima Nicoletta, nelle diocesi ci sono ancora tutti questi archivi, tutti questi registri. E ripeto, tutto è partito da lì, dalla bolla papale, il quale dice che lui è l'unico uomo vivo sulla terra, quindi tutta la terra è sua. E la distribuzione e la gestione di tutta la terra è partita sempre dalla Chiesa. E quindi credo che, smontato quello, decade tutto. Ma posso dire una cosa? La finalità degli archivi storici è proprio questa, è questa di, è la, di tenere documenti come prova di qualcosa che è accaduto. La finalità degli archivi storici non è quello di raccontare la storiella di quello che è accaduto, le guerre, no. Questi archivi si sono formati perché nei secoli le amministrazioni, le famiglie nobili, i notai hanno tenuto da parte tutti quegli atti. E li hanno tenuti da parte perché quegli atti dimostravano che a loro era stato dato un qualcosa. E quindi gli archivi diocesani che cosa sono? Sono gli archivi di Stato del Vaticano. Negli archivi diocesani ci sono tantissime cose. In ogni provincia ce n'è, no, in ogni provincia, in ogni diocesi. E ce n'è uno, è aperto al pubblico, quindi si possono fare ricerche. E qui però loro, perché hanno una custodia quasi maniacale di queste cose? Perché per ogni dominio loro hanno la prova che quel dominio lo hanno ottenuto, non con la forza, ma con il consenso del popolo. Quindi la finalità degli archivi è proprio quello di una prova amministrativa. Poi dopo,
Adesso, oggigiorno, abbiamo gli archivi storici anche per lo studio, per conoscere la storia, eccetera, ma la finalità principale inizialmente era proprio questa. E gli archivi diocesani svolgono ancora tantissimo diciamo, questo scopo, perché loro fanno proprio uno studio e hanno proprio un database. Cioè, allora io adesso non vi dico quanto è difficile estrapolare da un Cabreo, che il Cabreo è un catasto medievale che non è come i nostri catasti, che è particellare. Il Cabreo è un catasto narrativo. Io l'ho spiegato pure in altre occasioni qui con voi, che appunto un terreno viene descritto così come si vede, come se fosse un quadro. Allora c'è una casa, ci sono 10 ulivi, c'è un nocciolo, però tutti questi elementi nel corso dei decenni possono cambiare, quindi non è certo, il catasto di un Cabreo non è mai certo. Ebbene, negli archivi diocesani viene fatto proprio uno studio, vengono proprio assunte delle persone, degli archivisti, degli studiosi, per poter leggere questi Cabrei, estrapolare quei dati che possono essere ancora utili oggi, vengono messi nei database, dopodiché si identifica con certezza quale terreno è oggi, e quindi di quel terreno si conosce la storia amministrativa. Perciò quel terreno, che è una proprietà di un convento, che ne so, di una chiesa, di una parrocchia, eccetera, quindi è proprietà del Vaticano, loro sanno benissimo tutti i vari passaggi. E nel momento in cui andranno ad affittare quel terreno o a venderlo, loro sanno bene come fare. Sanno bene che, ad esempio, se su un terreno che loro hanno venduto, che so, decenni fa a qualcuno, ma sopra c'è ancora il livello, come dicevamo poco fa con Barbara, loro sanno che ancora quello che ha comprato il terreno, anche a distanza di 50, 100 anni, deve ancora pagare il livello. Il livello è una piccola somma annuale. E quindi loro hanno ancora questi sono tutti legami che in qualche modo loro tengono, perché hanno comunque nel tempo sempre degli introiti, anche su cose che hanno venduto. E poi hanno ancora diciamo, un piccolo spazio di dominio. Quindi gli archivi diocesani sono una cosa micidiale, sono delle macchine da guerra. Io ho fatto questa esperienza ho imparato tantissime cose come archivista, però, e anche come studiosa, però ho notato questa cosa, dico, mamma mia, queste sono veramente macchine da guerra. Quindi tutto ciò che concerne e è di proprietà dello Stato Vaticano, raga, è dura, è veramente dura. Riccardo, avevi la mano alzata da prima? O... Sì, appunto è perché, Facciamo parlare cioè, qua Francesco. stiamo parlando che ci hanno infinocchiato 2000 anni che hanno architettato tutte queste cose. Anche prima, noi dobbiamo spiegare, dobbiamo far capire, ma questo è, parla la mia anima. Io è da che sono piccolo che provo a far aprire gli occhi magari alle persone a cui voglio bene e poi ci rimango male anch'io. Io penso che la cosa più bella è che lo stiamo capendo, lo stiamo interiorizzando noi, dobbiamo concentrarci sempre più in noi, prima di andare già a pensare di andare a parlare col Papa direttamente. Perché potremmo, è lì che ci andiamo a scontrare. Mi si Ci sente abbiamo messo malissimo. 2000, ci hanno messo 2000 anni, è tutto un marchingegno, tutte le carte. Sentite bene o sentite male? No, Riccardo, hai l'audio disturbatissimo. Ecco, adesso va bene. Aspetta, scusate, aspettate. Adesso? Meglio. Meglio? Ok. No, uguale. Volevo dire, No, 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 è volevo uguale. fare una... Riccardo, scusami, ma è uguale.
Si sente? Prima si No. sentiva bene, cioè ti sentiamo ma con un rumore di fondo molto fastidioso. Adesso si sente? Posso? Quando parli si sente il fruscio, però vabbè, prova a concludere Niente allora. magari. Ci provo, ci provo. Volevo fare una riflessione, appunto. L'altra volta anche con Gianluca Diotti, adesso sento anche te, l'analisi, quello che hai detto. Dobbiamo, quell'arrabbiatura che ci esce, prima di andare a pensare di andare a parlare col Papa. Questo, ci hanno fatto un complotto che dura 2000 anni, dai tempi dei tempi. Stiamo cominciando a capire le cose, dobbiamo interiorizzarle. Prima di andare magari a voler far capire alla gente, ad altri anche, cioè, io penso che questo è energia, no? Chi è interessato viene attirato da noi, si va come abbiamo fatto noi, almeno io. Sono sempre stato attratto dal cambiamento, dalle informazioni nuove e sono entrato in OPPT, li ho incontrato. Andare noi, voler imporre, di andare a far capire alla gente quando magari non lo sta cercando, penso che sia un errore. Meglio concentrarci in noi stessi e poco a poco quello che viene, per stare più tranquilli, per tenere un'energia migliore, tutto qua. Questa era la riflessione che volevo fare. Grazie Riccardo, vedi se puoi aggiustare l'audio perché c'era un Grazie. fruscio di fondo. Francesca, Ok. grazie. Allora, stavo facendo una riflessione su quanto ci ha portato Nicoletta. È sicuramente preziosissima per quello che riguarda una ricerca, no? Quindi la ricerca su quelli che possono essere ancora quei terreni su cui poter avere un riscontro storico. E ci sta. Il popolo però mica vive tutto su quei terreni lì. Allora, a chi dobbiamo andare a bussare? Sindaci sì, ma comunque anche a fronte di quello che ha detto Nicoletta, dietro ci sono sempre i soliti noti. Ok? Abbiamo inviato un ordine esecutivo di sfratto al Vaticano, abbastanza recente, e questo ordine esecutivo di sfratto era rivolto a tutti i reali. In funzione di cosa? Il Papa, forse ci è sfuggita questa roba qua, è il re dei re. Sono i vescovi e i prelati di alto rango che consacrano i titoli nobiliari, compresi quelli degli altri re, che talvolta sì. Apparentemente vanno di padre in figlio, ma comunque vengono consacrati dalla Chiesa. Non c'è un principe che può diventare re se non consacrato dalla Chiesa. Quindi, signori, altro, i sindaci, sì, va bene, a tu per tu, posso andare a parlare con il sindaco del mio paese. Ma qua i rispondenti di questa faccenda qua devono essere i sovrani, quindi tutti i personaggi che vorticano intorno al Vaticano. E poi giù, fino ai sindaci. Quindi tutto bellissimo quello che può essere la ricerca, tutto quanto. Però ai fini pratici, non siamo tutti quanti. Poi giustamente Nicoletta dice anche: questi terreni sono sempre meno, no? A disposizione anche di poterli in qualche maniera rivendicare, diciamo così. Non mi piace questo termine, però è questo è. È un'illusione, io credo, poterci affrancare solo e soltanto su questo. Cioè, il popolo vive anche nelle città, allora vuol dire che chiunque viva in una città o ai margini di una città, no? Anche cioè, ci sono le periferie che sono
talvolta delle campagne, delle bellissime campagne ci sono in alcune periferie, no? Allora chi vive lì, che vive già abbastanza bene, diciamo, no? Che ha la possibilità di coltivare il proprio terreno, di essere autosufficiente, non è compreso in questa azione che andremo a delineare perché ha deciso di vivere in città e quindi dovrà continuare a pagare il pizzo. Io non so, porrei l'attenzione comunque su chi a chi doverci rivolgere. E io sono sempre convinta del fatto che quelli più in alto sono i primi rispondenti assoluti. E poi ribadisco, per un colloquio da homo a homo, sicuramente sì, più giù. Ecco, grazie. Questa era la mia riflessione. Posso dire una cosa? Allora, io sono d'accordo con Francesca, non su tutto però, perché secondo me è vero che tutta la popolazione non può vivere su quelle terre che oggi sono i domini collettivi, perché sono sempre di meno poi. Però intanto da qualche parte dobbiamo cominciare, no? Non possiamo pensare che da oggi a domani cambia il sistema perché noi abbiamo mandato i documenti. Perché lo vediamo, ai nostri documenti spesso e volentieri neanche rispondono. E spesso e volentieri fanno anche azioni violente. Quindi già iniziare da questi terreni sui quali lo Stato riconosce che si possono esercitare questi diritti naturali, per me già è qualcosa. Intanto iniziamo. E poi facciamo. In qualche modo dobbiamo, come dire, navigare a vista, no? Facciamo un passo, vediamo quello che riesce a portare come risultato questo passo e poi decidiamo di fare il secondo passo e poi il terzo e così via. Cioè, dobbiamo cominciare da qualche parte, non possiamo pensare di fare subito i fuochi d'artificio, ma magari io sarei la prima ad essere contenta se da oggi a domani mattina cambiasse tutto. Però purtroppo non è così, non è così. Quindi, secondo me, già cominciare da queste terre io non la vedo così male, ecco. Sì, grazie Nicoletta. Io ho alzato la mano perché si può, secondo me si può fare anche il processo inverso, no? Cioè quello che sul quale stiamo ragionando ora è identifichiamo per semplicità, per il discorso che hai appena fatto tu Nicoletta, quelle terre che in qualche modo sono più facili, tra virgolette, nelle quali installarci, vangare, no? Come abbiamo detto, dissodare, eccetera, e quindi ristabilire il diritto all'uso civico, ma forse si può fare anche il contrario, cioè stavo pensando ora, quello che dicevamo prima, no? Quello che accennava anche Alessio, cioè andare su un terreno abbandonato che però ha una proprietà privata intestata a una persona fisica. Si può incorrere, no, appunto al fatto che questa persona fisica resusciti in qualche modo e crei problemi, con tutti i problemi appunto dei facenti funzione, l'atto di forza, eccetera, eccetera. Però mi stavo domandando, se però questa terra è intestata a una persona fisica che è qui, cioè la cui finzione giuridica è intestata a un uomo vivo. Quella terra che è di proprietà, secondo la Corporazione Italia, della persona fisica, può ritornare un allodio, cioè può, col consenso della persona fisica e quindi dell'uomo vivo che gli sta sopra, potrebbe diventare si potrebbe ripristinare su quella terra il diritto dell'uso civico. Non so se sono stato chiaro. Ma a me, sì, no, questo era un po' anche quello che diceva Barbara, no? A
Allora, secondo me dobbiamo fare una riflessione, no? Allora, la proprietà privata paga le tasse. Quindi sulla proprietà privata si riconosce il dominio dello Stato. E il dominio dello Stato è superiore al nostro, è un livello superiore. Quindi è lo Stato che decide poi anche sulla mia terra, no? Sulla proprietà privata è comunque lo Stato che decide. Allora, lo Stato ha l'obbligo di provvedere a tutte quelle persone che non hanno possibilità per vivere. Ha l'obbligo. Tanto è vero che perché ci sono in Italia tante società di volontariato che portano i pasti caldi, che fanno dormire la gente? Perché? Non perché lo Stato sia buono, ma perché è un obbligo di vita. È un obbligo proprio perché la legge naturale è superiore a quella dello Stato. Allora, se tu vai su un terreno di una proprietà privata, abbandonato da 20-30 anni, no? Perché Alessio, ad esempio, sta lì su quel terreno ormai da tantissimi anni, vuol dire che la persona che prima che lo aveva, insomma, il proprietario se n'è sempre un pochino fregato. Bene. Tu puoi anche fare una specie di rendiconto scritto. Dicevo allora, io sono venuta su questo terreno perché l'ho visto abbandonato e so 10-15 anni che è abbandonato. Io ho bisogno di stare in un posto, ho bisogno di lavorare, ho bisogno di tutto questo per vivere. Ecco, lo Stato quindi deve intervenire affinché tu abbia qualcosa per poter vivere. Questa è Scusa, una io cosa che si può fare. Questa dicevo una cosa diversa. è una cosa, è un ragionamento che possiamo imbastire. Però dobbiamo sempre tenere presente che per la corporazione la proprietà è la base della sua struttura. Quindi non può lo Stato e la corporazione venir meno alla promessa che ha fatto al proprietario. Non so se mi sono spiegata. Sì, questo è chiarissimo, però non È era quello chiarissimo. che stavo dicendo. Quindi veramente secondo me bisogna che prima di tutto dobbiamo avere coraggio, perché tu vai su un terreno che è di una proprietà privata, che sai che in qualunque momento possono venire e buttarti via. Quindi tu devi avere il coraggio di stare lì, di investire le tue risorse, le tue energie personali, fisiche, no? Del tuo corpo per il lavoro, di investire i tuoi soldi per seminare, per, che ne so, se devi ristrutturare un casolare abbandonato. Devi avere il coraggio di fare questa cosa con la possibilità che venga qualcuno e ti porti via. Però, secondo me, è importante anche fare una specie di resoconto scritto. Una specie di diario dove tu scrivi tutti i lavori che hai fatto, il tempo che sei stato lì e soprattutto con lo stato di abbandono in cui versava quel terreno, no? E da quanto tempo? Questo, ecco, forse potremmo pensare intanto di creare un pochino questa cosa, però anche questa comunque Sì, non mi sono spiegato non è bene. facile. Io intendevo dire, faccio un esempio pratico, io ho un terreno di 6 ettari, ok? Intestato alla mia finzione giuridica. Quindi è su questo che io intendevo agire, cioè non sulla proprietà di un altro, ma sulla proprietà della mia finzione giuridica. E quindi far tornare questo terreno, quindi tutti i problemi che ci siamo appena detti non esistono, perché sono io, no? Sei tu, sì. Quindi a quel punto quello che dicevo è con una dichiarazione, non una richiesta, ma una dichiarazione al governo che gestisce tramite le sue leggi questa proprietà privata, si dichiara che questa terra non è più, quindi chiaramente deve uscire fuori dal catasto, non è più una terra in proprietà privata, ma è un allodio, è un ritorno al diritto civico, perché tutti i problemi del proprietario non ci sono, sono io. Ecco, e pensare a una cosa del genere, e quindi di Prima di autodichiarare a quel te. punto che questa è una terra, è ritornato un allodio.
Però prima di te, proprietario è la corporazione. Infatti deve uscire dal catasto. È tutto lì il problema. Va bene. Diciamo che sono tutti momenti di riflessione che poi possono portare a fare nuovi ragionamenti e a trovare delle soluzioni, perché no, insomma, stiamo qui per questo, ecco. La bacchetta magica ancora non ce l'abbiamo. Va bene. Se non ci sono altri interventi, ci salutiamo. Grazie, grazie a tutti. Scusa, una cosa. Per quanto riguarda, sono Vincenzo, buonasera. Buonasera, Vincenzo. Prima ha detto che comunque poi dopo, se si va ad occupare un terreno di un proprietario e si fa, il Diario. diario, insomma, le foto e si scrive tutto quello che concerne, però poi comunque bisogna pagare le tasse poi alla fine allo Stato, perché comunque te lo concede, no? Beh, ma scusa, se tu sei autodeterminato e riporti quel terreno all'allodio, che tasse vuoi pagare? Quindi non è più una concessione. No, la terra non è di nessuno, questo è proprio il punto che stiamo discutendo. La terra non è di nessuno, la terra è della terra. No, io Noi mi possiamo riferivo a solo quello che hai vedere il detto frutto prima. della terra, è lo Stato che se l'è presa in maniera di prepotenza, no? È la corporazione che se l'è presa in maniera di prepotenza. Quindi, perciò, se tu sei autodeterminato e decidi di vivere in un terreno e quel terreno è un allodio, tu non devi pagare a nessuno le tasse. A chi le al Padre Eterno le paghi le tasse, perché la terra è della terra, è sacra la terra, quindi non è proprio di nessuno. Questo è il concetto basilare. Se riuscissimo a capire questo, ma non solo noi, ma tutta la gente, cambierebbero tutte le cose. Nicoletta, scusa, io mi riferivo a quello che dicevi prima, dicevi che se occupo un rudero magari di un proprietario che non viene da tanti anni e faccio una dichiarazione scritta che con il diario, con le foto e me ne occupo, lo curo, questa dichiarazione poi viene scritta anche allo Stato, diciamo così, alla No, corporazione. te la tieni te nel momento in cui dovesse arrivare qualcuno, il proprietario, diciamo, o qualcuno delle autorità, tu hai comunque un resoconto scritto, corredato anche di fotografie, di immagini, del lavoro che tu hai svolto di miglioria sul terreno, perché portare migliorie ai terreni è una cosa fondamentale. È proprio quello il senso, no, dell'allodio. Cioè, tu stai in un luogo, lo coltivi, ci costruisci una casa oppure restauri un vecchio casolare e quindi ha portato delle migliorie. Quello è importantissimo. Perciò questo resoconto, tu nel momento in cui ti arriva un'autorità che ti dice che devi andare via perché questo non è tuo, eccetera, eccetera, tu puoi in qualche modo avere una testimonianza scritta e con delle immagini del lavoro di miglioria che tu hai svolto e dello stato di abbandono in cui tu prima hai trovato quel terreno. Questa adesso è una cosa che dico io, non è che c'è una, non è una cosa certa. Io però penso che questo potrebbe essere utile. Cioè, si stava ragionando di co come fare. Ecco, io credo che questa potrebbe essere diciamo, una cosa utile come documento nostro per poter testimoniare appunto che su un terreno tu hai portato delle migliorie. È
È una soluzione che non è certa, adesso la sto dicendo io, però comunque tra le tante cose che si possono fare, credo che questa è una che si può fare utile. Bene, grazie. Niente. E ho una domanda anch'io. Per quanto riguarda i borghi, che ce ne Sì? sono tanti appunto abbandonati, ma cosa ne pensi se un manipolo di anime si mettesse insieme e le ripopolasse? Sì, io penso bene, io penso bene, Da domani presente. perché per esempio qui vicino a me c'è un borgo fantasma che è famoso in tutta Italia, no? Che è, adesso mi viene, Dove sta lei? Civita Castellana, no? Ti aspetto, come si chiama? Vabbè, no, non mi viene, Dove pensavo stai prima. tu, Nicoletta? E io sto in provincia di Viterbo, vicino a Ah. Nepi sta questo luogo. Vabbè. Bello. Comunque, questo è un borgo abbandonato, bellissimo, che sta proprio su uno sperone di tufo, che è vero che questo sperone di tufo si sta corrodendo alla base, questo un pochino si vede, però è diventato un luogo adesso di turismo favoloso e porta un sacco di ricchezza al comune, che è stato ricostruito qualche chilometro di distanza. E questi borghi fantasmi in tutta Italia sono diventati luoghi di turismo. E spesso e volentieri questi diciamo, borghi fantasmi hanno ancora le case intere, capite? Intere, che non è che sono crollate, qualcuno sì, ovviamente, perché le intemperie ormai stanno là da decenni, che nessuno se ne occupa, però molti possono veramente essere restaurati con pochi soldi, perché già c'è il tetto, già ci sono le mura, e sono abbandonati. Posso dare una testimonianza di tutto ciò? Lì vicino a Sì. Sanremo c'è un borgo che si chiama Bussana. Non so se ne avete sentito parlare, andate a cercarla su Google. Bussana anni fa ha subito un terremoto. Negli anni 60. Negli anni 60 ha subito un terremoto e era stata dichiarata appunto anche lì che non si ci poteva andare ad abitare, eccetera, eccetera. Stata sfollata. Sfollata, è stata sfollata. C'è stato un gruppo di artisti che se ne è impossessato e si è andato a viverci, l'ha ristrutturata, c'è stato lo stesso. Quando è stato tutto messo a posto, le autorità volevano riappropriarsene. Quelli che sono andati a vivere lì e che l'hanno messo a posto, hanno cacciato, li hanno cacciati e adesso loro vivono lì tranquilli e beati. Bene, facciamolo. Avanti. Vai, fate Andate bene. a cercare Bussana, cioè, lo Bussana vedrete. vecchia. Bussana vecchia, scusate, Bussana vecchia. Come, scusa? Bussana vecchia, con la B di Bologna, Bussana. Ok, grazie, lo vado a vedere. Vai Io la conosco. a vedere. Sì, infatti mi chiedevo proprio, visto che recentemente ne ho visti molti, se una volta che vengono ripopolati, c'è la possibilità di comunque Unirci. di rimanerci, ecco, senza essere sfrattati, ecco. Basta essere tutti Assolutamente sì, d'accordo. Lucia, io ti dico assolutamente sì, vista la storia di Bussana Vecchia, ti posso garantire sì. Bene. Iniziamo allora. Iniziamo. Sì. Oltre al tavolo studio facciamo un tavolo azione allora. Eh sì, progettazione di occupazione. Sono le 23:30, io direi che possiamo salutarci, che dite? Grazie. Grazie a voi, buonanotte. Grazie a voi. Grazie Grazie a tutti. Nicoletta. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Grazie mille. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, Sì, grazie. buonanotte. Grazie a tutti. Buonanotte.
Ciao.